E rieccoci da questa parte di GRP e continuiamo la nostra serata dedicata ad Asti, al Monferrato, al vino, ma anche alle tradizioni, alla cultura, insomma, al territorio, che a questo territorio di cui proprio questa sera vogliamo rendere omaggio. E intanto mi ha raggiunto Erika Mantovan, ben ritrovata Erika. E che è tra le tante cose si occupa da molto tempo di vino, anche se effettivamente uno lo vede e dice ma è giovane, sì, ma se ne occupa da sempre, diciamo, ed è la collaboratrice della Guida dell'Espresso, e che quindi è una tra le persone di quelle cattivissime, avete presente, che quando ci sono i vini le valuta e li seleziona, ecco, insomma. Quindi benvenuta, in realtà Erika ci terrà compagnia in diverse parti di questo programma proprio per aiutarci a dare uno sguardo anche un po' più tecnico agli argomenti che affronteremo. Quindi la prima domanda, poi in realtà subito abbiamo un contributo molto lungo, ma la prima domanda è: Monferrato, che immagine te ne sei fatta? Ma allora, intanto buonasera e grazie per l'invito, sono molto, molto felice di essere qui. Il Monferrato in realtà è un po' che sotto la nostra lente, parlo come guida e come appunto assaggi e come paesaggio. È un mondo che sta cambiando tantissimo, si sta riscoprendo storico, ricco di eccellenze, ma soprattutto ha tanti valori di produzioni antiche che si possono racchiudere in una parola che mi piace moltissimo, che è quello di Infernot. Quindi l'Infernot è un luogo magico tutelato e normato, quindi c'è tantissimo da scoprire nel Monferrato, ma ovviamente ne parleremo molto a lungo. Però visto che parliamo di Monferrato, allora andiamo proprio ad Asti e dintorni, in realtà, perché uno degli chef più noti in Italia per motivi anche di visibilità televisiva, la prova del cuoco, è Diego Bongiovanni, che è un giovane chef astigiano che sicuramente grazie alla televisione anche nazionale si è fatto molto conoscere. E allora noi abbiamo fatto un giretto con lui nel suo Monferrato, parlando di vino, di cucina, ma anche di territorio. Il Monferrato, Asti e il Monferrato. Monferrato è una parola dal sapore antico, una lunghissima tradizione che ovviamente cerca di guardare però anche al futuro. Ma qual è il Monferrato di Diego Bongiovanni? Beh, il Monferrato di Diego Bongiovanni intanto è il luogo dove sono nato, è il luogo dove sono cresciuto, sono le colline che ogni giorno guardo. Tanti a volte arrivano e rimangono entusiasti di queste colline. Per me è più entusiasta vedere da altre parti le pianure, perché mi ricordano la bellezza di questo territorio, quindi le mie colline. È il territorio dove in realtà c'è un grande sapore dedicato al vino, dedicato al cibo, c'è tantissima natura, possiamo vedere dai boschi a delle meravigliose vigne, dove naturalmente in questo periodo ci sono i contadini, coloro che lavorano la terra, coloro che hanno reso la terra così bella da vedere e così fruttifera, vederli al lavoro. Quindi è il territorio che io amo di più in assoluto, è il territorio a cui consiglio tutti quanti di venire a visitare, perché è il territorio del buon cibo, del buon vino e delle brave persone. In che cosa si distingue da altri territori del Piemonte? Beh, si distingue perché in realtà è meno conosciuto delle Langhe, ma secondo me più variegato. Abbiamo da culture veramente pazzesche di frutta, di vino, l'abbiamo già detto, la parte della nocciola, una parte fondamentale. Pensate, la nocciola che è uno dei prodotti più unici che rari che abbiamo nel mondo. E poi sapete, ormai nel Monferrato c'è tutto, c'è perfino l'olio, degli oliveti pazzeschi che fanno un olio meraviglioso, e la gente mi dice: in Piemonte c'è l'olio? Sì, in Piemonte c'è un olio meraviglioso. Quindi il Monferrato è davvero tutto da vedere, tutto da visitare, tutto da vivere. Tradizione, ma con uno chef non si può non parlare di cibo. E allora qual è la tradizione reale monferrina nel cibo e quali sono le prospettive? Beh, la cucina in Monferrato devo dire che è una delle cucine più uniche d'Italia. L'Italia è ricchissima di cultura culinaria, ovunque si va
c'è un qualche prodotto, un qualche piatto, un qualche cuoco che ha saputo esaltare il territorio. Devo dire che qua è un territorio veramente variegato, perché passiamo da avere il riso ad arrivare poi alle culture di ortaggi e frutti meravigliosi, e quindi è una cultura che arriva dalla cultura contadina, intendiamoci, perché tutti i piatti monferrini arrivano dalle culture contadine, e se andiamo poi a guardare ciò che è il territorio, ciò che è stata la nostra storia, ci accorgiamo che dalla Via del Sale, quindi da partire da acciughe, tonno sott'olio, baccalà, quindi quando qua non c'era il mare, arriviamo poi alla carne, tutti i contadini avevano della carne, alle faraone, nei nostri cortili c'erano le faraone, e poi i formaggi. Beh, sapete che in Piemonte, ma in queste zone, c'è una varietà di formaggi pazzesca, quasi unica direi, e quindi una cucina che arriva da lontano, dai nostri avi, che però abbiamo saputo da una parte mantenere uguale, mantenere salda per quanto riguarda la riconoscenza dei nostri nonni, e allo stesso tempo abbiamo saputo reinventarla aggiungendo qualche tocco qua e là dal resto dell'Italia e poi dal resto del mondo, andando a fare una cucina davvero unica. Ci sono dei piatti che trovi ormai ovunque, ma che nascono qui. Beh sì, ne nascono tantissimi, basta guardare la bagna cauda, un piatto veramente memorabile. Pensate che oggi la bagna cauda viene intesa come piatto invernale, in realtà è nato come piatto estivo, perché il periodo delle grandi verdure. E poi abbiamo cardi meravigliosi, unici al mondo per la loro croccantezza, per la loro dolcezza e il loro colore bianco. La carne cruda, Albeisa, quindi dalla parte di Alba, a fette, e noi la famosissima battuta al coltello. Carne fassona, gustosa, tagliata finemente con un coltello a dadini piccolissimi e poi condita veramente con poco. Pensate, io quando ero piccolo amavo andare dal macellaio, mi faceva un po' di carne cruda e me la mangiavo completamente scondita, perché la carne qua fa veramente da padrone. E poi gli agnolotti al plin, e poi tutti ciò che sono gli sformati italiani in questa zona sono nati, quindi i famosi flan, che oggi non si chiamano più flan, si chiamano sformati, in realtà sono nati anche qua nella parte monferrina. Carne, pesce sotto sale e tante verdure, questa è un po' il connubio che ci ha legato a questo territorio. E allora come poi non spostarsi almeno un attimo in mezzo ai vigneti? Sentieri gastronomici è proprio l'idea di portare le persone, anche quelle meno avvezze, a passare delle ore, ma anche dei momenti piacevolissimi in mezzo ai vigneti e andare a conoscere i prodotti. Sì, io ho capito che dovevo portare la gente dai viticoltori, a casa dei viticoltori, a casa dei produttori, ad assaggiare i vini. Degustazioni, camminate e bike, panorami meravigliosi come questo sono l'essenza di ciò che noi facciamo. I sentieri gastronomici, null'altro che dei tour a contatto con la natura. Come può essere il futuro turistico del Monferrato? Beh, io credo molto che questo può essere un ottimo turismo sul Monferrato, fatto di persone che amano assaggiare, che amano conoscere e che, dopo aver naturalmente fatto un nostro sentiero, sia in e-bike che a piedi, portano a casa non solo la bottiglia, ma la cultura e il sapere di queste terre. Questo è l'impegno che personalmente metto all'interno di questo sentieri gastronomici, che è questa nuova idea di turismo che abbiamo ideato e lanciato sul mercato da poco. E ad oggi come sta andando? Chi sono le persone che vogliono venire a visitare il Monferrato? Da dove arrivano e quanti anni hanno? Che tipi sono? Sono persone che vanno dagli 8 ai 70 anni, perché i nostri tour sono per tutti, magari in e-bike lo fanno i ragazzi giovani. È un tour che tra le degustazioni e tutto in realtà non comporta sforzo fisico. Ricordo una cosa, che noi non siamo per sportivi, ma siamo per amanti della cultura enogastronomica.